Qualcosa mi dice che tu hai bisogno di una seconda lista di parole per esercitarti e correggere la tua R motion. Sì, ci sto provando, si sente. Maledizione, credevo fossi qui per la mia immensa dolcezza. No, grazie, Turco. Sono già abbastanza dolce. E va bene, se hai trovato giovamento sulla prima lista di parole, mi fa molto piacere che tu sia tornata oppure tornata. Travi! Avevo dimenticato di registrarlo. Mi corre l'obbligo di ricordarti di provvedere ad effettuare l'iscrizione al canale e l'attivazione della campanella delle notifiche. Sì, mi sono iscritto, dai! Andiamo avanti adesso! Andiamo avanti, certo. Ma se non hai ancora visto i primi video sulla R Mosha, magari parti da quelli, è meglio fare un percorso coerente, no? Ti ricordo anche, come già detto in precedenza, che io non sono logopedista. Tuttavia, ho avuto la R Mosha fino a 30 anni quasi. E ti assicuro che a meno che tu non abbia problemi fisiologici, come ad esempio il frenulo corto, è un problema che si può risolvere. Abbiamo già visto in questo video che è meglio cominciare ad inserire la nostra R nelle parole che iniziano con la T. Quindi oggi ti fornirò ancora qualche lista in cui la R si presenta subito dopo la T. Non serve che ti dica che la R di cui devi andare alla ricerca mentre pronunci le parole è quella corretta, cioè quella in cui la lingua vibra per effetto della spinta dell'aria contro gli alveoli dei denti incisivi superiori. In questo modo. Venendo alle parole, mi ripugna pronunciare il 3 con la E aperta, ma questo non è un video di dizione, quindi eccoti le parole. Tre, treno, treto, trepido. Tutte qui! Lo so, non è molta roba, ma non ci sono molte parole di senso compiuto in cui il TR è seguito da E aperta. Puoi sempre inventarne alcune tu, oppure se preferisci, puoi prendere la lista dello scorso video e sostituire la E chiusa, che veniva dopo il TR, e metterci una E aperta. Io, dopo aver detto tre, non me la sento proprio, ma puoi trovare la lista dello scorso video qui. Ma ora andiamo a vedere le parole in cui la particella TR è seguita dalla lettera A. Tra, tratti, tratta, tratto, trattato, trattenuta, trattino, tradito, tradotta, tralcio, tralice, trancia, trancio, tranciare, tranello, transito, tran tran, tram, trama, traccia, trave. Avevo dimenticato di registrarlo. Occorre che tu prenda un bel respiro e poi inizi a pronunciare la parola già con la lingua pronta per l'emissione, anzi per la pronuncia della consonante T. A proposito, la respirazione migliore per emettere una buona R è ovviamente una respirazione addominale, quella per intenderci dove la pancia si gonfia, mentre le spalle e il petto restano fermi. Magari ne parleremo in uno dei prossimi video. Beh, ma respirare? Respirare, no? Mio caro amico, ci sono due tipi di respirazione. Anzi, tre. Tre? E quali sono? Esiste una respirazione toracica in cui viene appunto gonfiata la cassa toracica. Le spalle e il petto si alzano per effetto della pressione dell'aria all'interno dei polmoni. Esiste poi la respirazione addominale, quella in cui le spalle e il petto restano fermi mentre si gonfia la pancia. Hai mica detto che sono tre? Volevo solo capire se eri attento. A proposito, la sai la barzelletta del salame della zia e della casa? Dai, me lo dici dopo, dai. Vai avanti con le respirazioni. Te la racconto a fine video. Il terzo tipo di respirazione si chiama misto. L'aria viene immessa dapprima nell'addome, che si gonfia, e poi passa al torace. E quindi si sgonfia l'addome e si gonfia il torace. Infine dal torace viene espulsa, sgonfiando tutto. Ma deve per forza sgonfiarsi e gonfiarsi qualcosa? No, perché alla mia età? Direi di sì, amico, perché se è vero che i gas sono comprimibili secondo l'equazione P per V uguale N per R per T, un po' di spazio lo occupano comunque. E non mi dire di parlare come mangi.
coraggio perché ho solo risposto alla tua domanda. Ma siccome ci sono canali dedicati alla fisica migliori di questo e siccome non siamo qui per fare fisica e siccome tu, amico, mi sembri interessato, ho deciso di regalarti una nuova lista di parole, quelle col TR seguito da O. Tro, trotto, trotto, la trota, trolley, tropico, troppo, troppo, troglio, trogolo, troica, trozza. Ovviamente la O da pronunciare è quella aperta, quella per intenderci di ho 30 anni. Mi vorrai mica dire che come due E ci sono anche due O? Ovvio che ci siano due O. Le vocali sono 7, mica 5. Cioè, sarebbero 5 in un contesto atono. Ma quando la E e la O sono toniche, occorre chiedersi se sono aperte o se sono chiuse. Vai a vederti questo video dove tutto è spiegato molto molto per bene. Meglio, meglio. Quindi mi dici cosa devo fare per esercitarmi? Prendi le parole dello scorso video, mettile assieme a queste, fatti una bella lista e ogni giorno prova a pronunciarle tutte insieme cercando di fare vibrare la lingua per effetto della spinta della colonna d'aria. Ma fai facile te! Magari non è facile, ma ti assicuro che non è nemmeno impossibile. Bisogna avere la costanza di lavorarci sopra per qualche settimana. Fammi sapere nei commenti se hai qualche domanda, se ti stai esercitando e soprattutto come sta andando. E se vuoi scoprire come posso aiutarti a... è la barzelletta? Ah già, tu sai che differenza c'è tra un salame, una casa e mia zia? No, non la so. Amico mio, la casa si affitta e il salame si affetta. E tua zia? Sta bene, grazie. Io posso aiutarti a migliorare la tua dizione e la tua pronuncia. Prenota una breve consulenza gratuita via Skype, contattandomi attraverso il mio sito dove carico tutte le puntate. Non dimenticare di mettere like al video e di lasciare un commento. Me vorrai mica dire che come due oe oe. Fino a tre, che è il short col cappello. Che ci sono due o come due. Cappello, vuoi fare tutto?